Ciao, come state? Ah, siamo nuovamente insieme per lanciare il tema di domani mattina. Ed è un tema particolare, ma particolare più o meno, però è una cosa che mi è capitata l'altro giorno tra le mani. Ho detto, ah, ecco, questa potrebbe essere un'idea da lanciare proprio su YouTube, visto che abbiamo parlato di cibi, e invece adesso parliamo di ricordi o in qualche modo come voi decidete di mandare, diciamo così, i vostri saluti e i vostri ricordi. In un periodo in cui i social, insomma, ci sono solo più social, quindi si comunica solo più attraverso i social, ebbene, pensate che io, sì, ho ricevuto invece una cartolina, proprio questa, o meglio un biglietto d'auguri, guardate, quindi quello di stavolta, in cui effettivamente quello che c'è scritto dentro mi ha fatto pensare. Beh, intanto era per ricordare che Winnie the Pooh ha festeggiato i 95 anni, quindi ha fatto il 95esimo compleanno, ma era un modo per farmi arrivare questa notizia in modo diverso, non come messaggio appunto tramite telefonino o social, ma come vecchio metodo. Infatti mi scrivono a volte i vecchi metodi sono i migliori e devo dire la verità che insomma effettivamente i vecchi metodi sono i migliori e in qualche modo ci permettono anche di magari andare a trovare una cartolina o qualcosa di più particolare. Ma i vecchi metodi sono anche migliori per ascoltare la musica, e quindi qui arriva il vinile. Tra l'altro, ho cercato un vinile che in qualche modo potesse avere anche una cartolina, una postcard oppure qualcosa del genere. E mi è venuto in mano questo, ecco, che non è una cartolina, in realtà è un PC, quindi è anche un modo per mandarsi dei messaggi. E in questo caso era una storia d'amore anche particolare. Quindi, questo sarà uno dei vinili che passeremo anche domani, per raccontare un po' come le storie d'amore e non solo, insomma, vengono, diciamo così, alimentate anche tramite i social e tutto quello che ne consegue. Per cui voi avete scritto, ecco, cartoline, scrivete ancora cartoline, vi piace scrivere, mandarle, magari anche per far vedere, insomma, i posti, dove siete andati e magari raccontare anche qualcosa di voi attraverso, qualche, cartolina particolare oppure le lettere, scrivete ancora a mano queste lettere, che belle che erano riceverle. A me piace riceverle, quindi insomma, se voleste scrivermi qualcosa, fatelo. Io vi lascio anche l'indirizzo della radio, TRS Radio, via Sant'Andrea 20 12038 Savigliano Cuneo. Ecco, così insomma, mi inondate di cartoline di posti dove voi abitate. Bene, con questo quindi ci diamo appuntamento domani mattina, come sempre intorno alle 9:15, vi aspetto puntuali. Un bacio, ciao!